già sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ma ben ritrovati cari telespettatori alla Valigia degli Artisti, che bello rincontrarvi. Bene, oggi puntatina molto, molto affascinante, ma vi svelo l'arcano subito dopo la pubblicità. Bassoni Pierangelo e Lagostina S.P.A. vi propongono i loro articoli in linea arredamento, ristorante e casalinghi, dal settore acciaio alla linea antiaderente per cucina. Visitate il nostro magazzino a Treiso, in provincia di Cuneo, che vi dà la possibilità di visitare più di 1800 articoli cliccando www.massonipierangelo@casalinghi.com e www.lagostina.it. Massoni Pierangelo vi propone un'offerta unica ed eccezionale della linea Lagostina, un set di 7 padelle antiaderenti da 18 fino a 32 cm ad un prezzo unico e irripetibile, al solo costo di €54,80 senza spese di spedizione, un'occasione da non perdere. Telefonate ai numeri di sovrappressione, è una buona offerta a tutti, parola di Pierangelo Massoni. Ma ben ritrovati, quest'oggi è la Valigia degli Artisti, ma che bello rincontrarvi, cari telespettatori. Bene, allora apriamo le danze in questa puntata, wonderful, ci siamo? Vai! Sono gasatissimo, che dire, direttamente dalla terra dei limoni, dei profumi, delle passioni, del cibo buono, sano, dell'aria pulita, un grande artista che arriva direttamente dalla campagna, perché no, certo, perché l'arte è mondiale. Quest'oggi alla Valigia degli Artisti abbiamo un grandissimo professionista, direttamente da quelli di Salerno, pensate un po', Rob Run! Che beautiful expression, questo occhialino molto John Lennon, bellissimo, come stai, caro Rob? Bene, Rudy. Oh, ben ritrovato, caro, mi fa molto piacere averti qui in trasmissione, in questa puntata. Senti, caro Rob, io so che sei un artista che hai fatto parecchi lavori, hai soprattutto... Rob scrive inediti, però in inglese, perciò la qualità, diciamo, è molto importante dell'uscita dei suoi prodotti, perché sbaglio, noi chiamiamo le canzoni, le chiamiamo prodotti, perché sono prodotti, perché in fin dei conti il CD l'hai portato? Sì, il CD... Dopo ce lo facciamo dare direttamente dall'assistente, almeno così. Beh, entriamo un po' nel personaggio Rob Run, quando hai iniziato a fare musica? Allora, io ho esordito nel 1989 con un 45 giri dal titolo Love is Around. Ah. E ho avuto l'opportunità dalla casa discografica Lariana di Milano ed è stato, diciamo, un po' l'inizio di un sogno che poi mi ha portato fino a qui oggi. Ho diverse esperienze musicali oltre i 45 giri. Ci hai fatto un po' di concorsi, se vogliamo mettere a senso pratico, sì, no? Sì, ci vuoi elencare questi concorsi e dove li hai svolti? Allora, ci sono nel milanese, ho fatto dei concorsi abbastanza importanti, diciamo anche con Mogol, ho fatto un concorso superando tutte le prime fasi, praticamente sono arrivato in semifinale. E poi, diciamo, in Campania ho vinto diversi concorsi canori, anche come cantautore, come autore di canzoni in italiano e in inglese, perché compongo sia in italiano sia in inglese. Ah. E qual è stata l'esperienza più diciamo, che t'ha sconvolto a livello artistico, se vogliamo mettere a senso pratico? Ma sicuramente mi ha influenzato tantissimo conoscere Paolo Morelli degli Alunni del Sole. Ah, certo, certo. E poiché ero amico, praticamente sono stato amico per tanti anni, con la sua musica melodica lui ha influenzato tantissimo i miei inizi di carriera. Ah. E colgo l'occasione per salutare suo fratello. Beh, Bruno. Salutiamo anche lui, voglio dire. Facciamo un applauso a questo grande personaggio. Purtroppo. Paolo, sono 3 anni che ci ha lasciato, ma comunque la sua musica con Liua, Canzoncella, Concerto, Liu, mi manchi tanto. Mamma mia, quanti ricordi, 1979, 78, sì, cos'era? Sì, 79. Una 79, cosa, io mi ero piccolino, ho fatto la prima comunione, se non sbaglio, andavo al bar di mio zio, avevamo fatto questa cerimonia, la prima comunione, e c'era questa musica che mi rimase in testa per anni, tutt'oggi una bellissima canzone. Sì, sì, sì. Bene, scusami, sto interrompendo. E suo fratello Bruno, che porta avanti gli Alunni del Sole, perché Paolo è morto da 3 anni,
e diciamo mi sta aiutando tantissimo adesso nella mia carriera artistica, e lo saluto e lo ringrazio. Che poi quest'oggi ringraziamolo, certo, ringraziamo anche con applauso, buon grazie lavoro, buon lavoro. Grazie. Senti, so che quest'oggi chiaramente è un po' il tuo battesimo televisivo, se vogliamo mettere senso pratico, la prima volta che tu fai una puntata televisiva, è questo? Sì, a me. Veramente mi rallegra il cuore, perché dare l'opportunità a un artista di poter essere visto in televisione, perché i telespettatori possono ammirare la musica di questo artista in modo più amplificato, mi fa molto piacere. Senti, so che hai dei video da mandarci, i lavori dei tuoi inediti, video chiaramente, musica e parole scritte da Rod Brown, giusto? Sì. Ok. Senti, il primo video che mandiamo in onda qual è? Allora, il primo video che mandiamo in onda dall'album Anyway, che è appena pubblicato, diciamo, è uscito a luglio questo album, con la Map di Milano di Massimo Monti, direttore artistico Gerardo Tarallo, e il titolo è License to Love, licenza d'amore. License to Love, allora, cara regia, mandiamo in onda License to Love. Semplice, poi chiaramente rispecchia molto la musica dei grandi Beatles, voglio dire, che poi un po' un po' un senso moderno, questo diciamo contributo anche musicale, se vogliamo, agli Oasis, no, mischiato un pochettino. Sì, assolutamente. Molto carino questo video, diciamo così, casareccio, molto, molto musicale, molto strumentale. È bello, fatto bene, l'ho visto pilotato in più strumenti, voglio dire, basso, batteria, chitarra, chiaramente. Assolutamente. Ottimo, senti. Andiamo, allora non rimaniamo a bocca asciutta, chiaramente cerchiamo di andare avanti e mostrare quello che tu veramente, gli altri lavori che hai sviluppato. Il secondo video quale sarebbe? Allora, il secondo video è Too Late. Too Late è regia di Giuseppe Gambarota. Oh, bene. Che è un professionista, mio caro amico anche. Salutiamo Giuseppe, salutiamo, certo.
Bene, bene, allora cara regia, mandiamo questo secondo video dal titolo Too Late, vai! Present danger to root of all disease. I'm feeling like a stranger. Could someone help me, please? If you can get over the sun, the mankind soon will be done to turn on fire. Miracle by the spider. The greedy back is fat, and the cupboard gets wider. The sticky strands are wet. If the sun comes closer again, the sacrifice will pass into flame, a terrible fire. It's too late, just too late down. It's too late for another grand idea. It's too late, just too late now. Cause you can win over the sun, the place where all had begun, and life is on fire. Anyway, Rob Run, questo lavoro è chiaramente del nostro grande Rob Run. La copertina mi dicevi che l'ha fatta tua sorella, no? Sì, mia sorella Laura Bruno, che è un'affermata pittrice praticamente. Che salutiamo. Grazie Laura. Salutiamo, certo. Bene, dove possono trovare questo tuo lavoro? Su tutti i store ufficiali, quindi Amazon, Spotify, iTunes, tutti. Ok, mi raccomando, musica genuina, musica genere stile British. Anni 70, molto distorsione, molto Fender, se vogliamo. Bene, so che c'hai il terzo video da mandarci, sì, da mandare in onda. Sì, prima di mandare volevo dire anche che le realizzazioni del CD diciamo sono anche a cura di Guido Bloch, che è un cantante molto affermato a Milano. Un saluto a Guido. Tutti gli artisti vanno salutati, sempre. È diritto. Bene, allora il terzo video? Il terzo brano è Loving Each Other. Loving Each Other, giusto? Loving Each Other. Ok, vai. Well, a difficult life is. I cry, making no sound. But we, loving each other, can't try to get it
Anche questo molto, molto Oasis, se vogliamo, eh? Bello, bello, bello. Sì. Allora, Rob Run, Anyway, un disco che potete, un CD composto da 10 brani che potete trovare su tutte le piattaforme, iTunes, Spotify, Amazon, tutto. Ok, ok, bene, bene, molto bello, molto bello. Senti, hai delle serate, fai delle serate in questo periodo? Per il momento sono in fase di programmazione, ma sicuramente arriveranno anche delle serate. Ecco, faccelo sapere, almeno così noi dalla valigia pubblicizzeremo ben volentieri le tue serate che farai in giro. Ecco, andiamo in pubblicità. Massoni Pierangelo e Lagostina S.P.A. vi propongono i loro articoli in linea arredamento, ristorante e casalinghi, da settore acciaio alla linea antiaderente per cucina. Visitate il nostro magazzino a Treiso, in provincia di Cuneo, che vi dà la possibilità di visitare più di 1800 articoli cliccando www.massonipierangelo@casalinghi.com e www.lagostina.it. Massoni Pierangelo vi propone un'offerta unica ed eccezionale della linea Lagostina, un set di 7 padelle antiaderenti da 18 fino a 32 cm ad un prezzo unico e irripetibile, al solo costo di €54,80 senza spese di spedizione, un'occasione da non perdere. Telefonate ai numeri di sovrappressione, è una buona offerta a tutti, parola di Pierangelo Massoni. Ma ben rientrati. Allora, caro Rob, volevi dare degli indirizzi Facebook in modo che possano contattarti eventualmente per qualche serata? Vai, dalli pure, dai. Sì, allora potete trovarmi sulla pagina Facebook di Rob Run, poi ho il sito web ufficiale rob-run.com, potete trovare lì tutti i video. E niente, poi un saluto a tutti gli amici di Facebook che mi seguono, diciamo, mi stanno incoraggiando tanto in questi inizi della mia carriera artistica. Ecco, dai, speriamo che saranno sempre di più i contatti. Speriamo. Ti auguro con immenso cuore di fare un buon lavoro, eh. Bene. Grazie a te, Rudy, per questa splendida opportunità, veramente. Dovere. Complimenti. Alla grande, davvero. Ti ringrazio di grazie, buon cuore. Rudy. Bene, apriamo le danze, allora ci siamo, ladies and gentlemen. Quest'oggi direttamente dalla Music English, questa armonia che ci fa sognare, ci fa tornare indietro nei tempi, direttamente dalla terra dei profumi, dei limoni. E che dire di più, signore e signori, quest'oggi con noi Rob Run. E per voi, cari signore, che siete a casa, per continuare la giornata con un sorriso, da parte del Ruby. Ciao, alla prossima! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.